Un omaggio inaspettato a un simbolo del calcio italiano e mondiale scomparso troppo presto come Paolo Rossi e quello realizzato da Franco Tesse nel suo negozio da parrucchiere per donna in via Firenze ad Andria. Ieri solo ed esclusivamente tempio delle memorie della Fidelis, oggi anche custodia di ritagli di giornale, libri e titoli dedicati a Pablito. È proprio il momento di fare questo ricordo a Paolo Rossi, che era un grande giocatore e una brava persona. Poi è la mia passione, io ogni tanto queste cose le faccio. Abbiamo parlato molto di Maradona questo periodo, ci voleva anche un ricordo per Paolo Rossi. Eroe mondiale del 1982, ma anche icona di un calcio lontano nei valori e negli interpreti che a tutti evoca una nazionale da sogno. Oggi Paolo Rossi è ricordato così in vetrina. Per me ha rappresentato tutto, perché io sono proprio nato col calcio. Io da piccolo andavo a scuola e portavo figurine, tante. Figuriamoci poi vincere un mondiale negli anni 80, che c'era il grande Brasile di Zico, Falcao, e noi avevamo una squadra che non partì favorita. Dall'azzurro dell'Italia al bianco azzurro della Fidelis, la sala di Tesse è stata negli anni punto di incontro dei calciatori che hanno intrapreso con lui un rapporto di fiducia e amicizia che prosegue ancora negli anni. Con Ripa, con Petrachi, 40 abita qui di fronte adesso che sta ad Andrea di nuovo, con tutti quanti, con Lucieri e tutti. L'altro giorno mi sono sentito con Rumignani, un mesetto fa mi trovavo ad Ostuni, che io mi piace girare i mercatini del collezionismo, e mi venne a trovare Vittorio Insanguine. La Fidelis resta nel cuore e negli archivi, spropositati quelli di Franco, che oggi segue l'Andria da lontano per gli effetti della pandemia e ne ha anche per l'attuale allenatore Gigi Panarelli. L'allenatore Panarelli l'ho cresciuto io nel mio negozio. Un grande giocatore e un gran bel ragazzo. Difatti Rumignani una volta mi chiese, mi fece una domanda, disse: Franco, ma Panarelli come lo vedi? Disse mister, questo è un gran bel giocatore, perché ha giocato nel Napoli, nel Torino, nel Taranto, insomma la carriera, e nella Fiorentina pure. E disse mister, questo è un grande bel giocatore, ma è pure un bel ragazzo, difatti può fare pur l'attore. Memoria e sentimento, due fattori che si incrociano, come quando c'è da declinare gli 11 della Fidelis, in particolare quelli rimasti nel cuore. Quando vincemmo il campionato con Mario Russo allenatore, imparato Lucieri e Mazzoli, 40, Ripa, Monari, Petrachi, Cappellacci, Insanguine, Mastini, Tavoglieri.